Milano, in Piazza del Duomo. È una bella giornata di maggio del 1796. Un generale in alta uniforme esce dal palazzo arciducale, in cui da alcuni giorni ha stabilito la sua residenza, e si dirige a piedi dall'altra parte della piazza. C'è un lungo porticato, e lì sotto un famoso caffè e un bazar che vende articoli di lusso. Il generale entra nel negozio. Sta cercando un regalo per la sua ultima amante, una celebre cantante lirica che lo consola dalla nostalgia per la moglie lontana. Lui è Napoleone Bonaparte. Ma oltre al costoso cadeau, sta per trovare qualcosa che cambierà la sua vita in modo sorprendente. Sì, hai indovinato. Anche stavolta si tratta di un profumo. I profumi fanno solo finta di passare attraverso il naso, ma in realtà vanno dritti al cuore. Ci sono profumi che ci seducono, profumi che ci ossessionano, profumi che ci conquistano e silenziosamente ci trasformano. Io sono Roberta Deiana e questo è Il Profumo del Destino, un podcast che racconta storie di persone a cui un odore o un profumo ha cambiato la vita. Napoleone nasce in Corsica da una famiglia di piccola nobiltà italiana, appena un anno dopo la cessione dell'isola alla Francia da parte dei genovesi. È un bambino impaziente, aggressivo, litigioso. Sembra non aver paura di nessuno, e gli altri lo temono. È anche molto intelligente, fa continue domande e divora libri, soprattutto di storia. Quando non legge e non litiga, ama vagabondare per le campagne profumate di macchia mediterranea e di aranci. Ma la sua infanzia non dura molto. A soli 9 anni lascia l'isola per studiare all'Accademia Militare di Brienne-le-Château. Passeranno anni prima che possa rivedere la madre. Il padre, invece, morirà prima. Ma nonostante la solitudine, il freddo, gli scherni dei commilitoni per il suo essere straniero, Napoleone ha un'ascesa fulminante. A 16 anni è sottotenente d'artiglieria. A 27 è comandante dell'esercito francese nella campagna d'Italia, che conquista in meno di un anno. A 30 anni rovescia il governo del direttorio, eredità della rivoluzione francese, e con un colpo di stato diventa primo console della Francia. 5 anni dopo si proclama imperatore dei francesi, autoincoronandosi nella cattedrale di Notre Dame a Parigi il 2 dicembre del 1804. Napoleone ha uno sguardo freddo e modi decisi. È magro, molto più alto di quanto pensiamo, ed è una persona estremamente attenta all'igiene. In un'epoca in cui non è scontato, si lava ogni giorno. E persino sui campi di battaglia si prende il tempo di scegliere guanti e lozioni profumate. È anche un uomo dall'olfatto molto sensibile. Fammi indovinare, stai forse pensando a quella famosa frase? Quella in cui, di ritorno da una battaglia, scrive alla sua consorte l'imperatrice Josephine. Torno a casa tra 3 giorni. Non lavarti. Mi piacerebbe dirti che è vera e magari aggiungere qualche dettaglio interessante. Ma nonostante molti, tra cui per dire anche Umberto Eco, citino questa frase, di questa benedetta lettera non si trova traccia, né si trovano riferimenti antecedenti al 1960. Ma sappiamo invece che quando conosce Josephine, Napoleone scrive della sua pelle bruna e profumata. Sappiamo della passione di lei per i profumi alla rosa e alla vaniglia, ricordo quest'ultimo della sua terra natale, la Martinica, e per quelli più intensi, come il muschio. Sappiamo che la sua stanza era così intensamente profumata che Napoleone riusciva a starci solo per pochi minuti. Sappiamo anche che Napoleone detestava gli odori troppo forti e che c'era un profumo che amava follemente. Chi arriva oggi in Piazza del Duomo vede un panorama un po' diverso da quello che si presentava a Napoleone quel giorno. L'allora Palazzo Arciducale, dove Napoleone aveva preso dimora, oggi è Palazzo Reale e ci fanno mostre bellissime. Lì, dove grosso modo c'è la viola di palme e piante esotiche, c'era un palazzo con un lungo porticato, il Coperto dei Figini. Là sotto, al numero 4075, c'era il caffè omonimo e a fianco il Manini, chincagliere e bigiottiere. Cosa succede dunque quel giorno di maggio del 1796? Napoleone si è appena stabilito a Milano. Josephine, sua moglie, è ancora a Parigi e non si decide a raggiungerlo. Lui si consola con la bella contralto Giuseppina Grassini. La vede a teatro, ne rimane molto colpito e comincia a frequentarla. Quel giorno infatti è in cerca di un regalo per lei.
Esce dal palazzo arciducale, attraversa Piazza Duomo ed entra dal Manini. Tra i bottoni, i ventagli, le tabacchiere, gli orologi, le calze, le spade, le pistole e le altre merci di lusso, il commerciante gli mostra collane e ornamenti, poi gli fa sentire una novità di gran moda in tutta Europa, l'acqua di Colonia. Napoleone esce dal negozio con 128 lire di regalo e probabilmente la sua prima acqua di Colonia. E amore a primo naso, non se ne separerà più per tutta la vita. E quando dico amore, ma anche quando dico per tutta la vita, non sto esagerando. Dalle fatture del suo fornitore, Gervais Chardin, profumiere ufficiale di Sua Maestà Imperiale, sappiamo che i suoi ordini viaggiavano attorno alle 60 bottiglie per mese, con punte anche di 70. Madame de Rémusat, dama di compagnia dell'imperatrice Joséphine, nonché intellettuale e scrittrice francese, nelle sue Memoirs conferma: come profumo usava solo acqua di Colonia. Ne faceva un uso straordinario e arrivava a consumare sino a 60 bottiglie al mese. Era convinto che fosse estremamente salutare. Sembra tanto, certo, ma non se consideriamo la sua toilette quotidiana. Ogni giorno il suo cameriere gli versava addosso almeno una bottiglia di acqua di Colonia che frizionava vigorosamente su petto, braccia e schiena. Ma non solo. Napoleone l'aggiungeva all'acqua del bagno, ne beveva qualche goccia diluita nell'acqua prima di ogni battaglia perché gli schiariva i pensieri e si curava il mal di stomaco con una zolletta di zucchero intinta nell'acqua di Colonia. E poi si portava questo profumo ovunque, anche grazie alle speciali bottiglie a forma di cilindro, dette Rouleau, che Jean-Marie Farina aveva creato per lui, dalla dimensione perfetta, per infilarsi nei suoi stivali da cavallerizzo. Per Napoleone e i suoi contemporanei, l'acqua di Colonia non era tanto un profumo, quanto un prodotto curativo che si vendeva nelle farmacie dell'epoca, come anestetico, disinfettante, tonico. Qualche medico ne prescriveva persino l'iniezione. Ancora in diversi dizionari medici della fine del XIX secolo, era consigliata come rinfrescante, contro il mal di testa, contro la febbre, per lenire i dolori. Il nome significa letteralmente acqua della città di Colonia, città da cui è partita la sua fama. La paternità è attribuita a Giovanni Paolo Feminis, un commerciante lombardo che nel 1695 creò l'acqua Mirabilis, ovvero l'acqua delle meraviglie, un'acqua profumata dalle straordinarie virtù curative. La ricetta arriva sino a suo nipote Gian Maria Farina, che si trasferisce a Colonia nel 1709, migliora la fragranza e la chiama acqua Mirabilis, detta acqua di Colonia. E poi solo acqua di Colonia, in onore della città. Già che c'è, traduce il suo nome in francese, per suonare più adeguato alla vendita di un prodotto di lusso, e diventa Jean-Marie Farina. Succede poi che nel 1727 l'Accademia della Medicina di Colonia lo riconosce come prodotto benefico per la salute. E da qui parte un successo strepitoso. L'acqua di Colonia diventa un profumo di moda in tutta Europa, diventando un simbolo di eleganza e di raffinatezza. Con il successo, naturalmente, arrivano anche le imitazioni. Farina e i suoi discendenti cercano di difendere il marchio. Ma è tutto inutile. Non solo le copie si moltiplicano, ma presto ogni profumiere comincia a proporre la sua personale versione dell'acqua di Colonia. Per questo, ancora oggi, numerose case produttrici di acqua di Colonia se ne contendono l'autenticità, sostenendo di possedere la ricetta originale. Così Jean-Marie Farina, in una lettera al fratello, descrive la sua creazione. Il mio profumo è come un mattino italiano di primavera dopo la pioggia. Ricorda le arance, i limoni, i pompelmi, i bergamotti, i cedri, i fiori e le erbe aromatiche della mia terra. Mi rinfresca e stimola sensi e fantasia. Ed è vero, l'acqua di Colonia è un piacevole tripudio di note agrumate. Arancio, limone, pompelmo, bergamotto, cedro, oltre al neroli, il fiore dell'arancio amaro, tutte note luminose e solari, dall'effetto al tempo stesso rilassante ed energizzante, a cui si aggiunge l'effetto rasserenante della lavanda, e quello rinfrescante e stimolante di rosmarino, timo,
e delle altre erbe aromatiche. Spruzzandosi l'acqua di colonia si viene avvolti da una straordinaria sensazione di freschezza. In un'epoca sino ad allora dominata da profumi pesanti e intensi, la sua delicata fragranza fu una vera rivoluzione, il primo grande profumo di questo genere che aprì la strada a numerose varianti. Tra una frizione di acqua di colonia e l'altra, Napoleone non si ferma. Essere imperatore non gli basta. Continua le sue campagne militari, sconfigge la Prussia, l'Austria, la Russia e l'Inghilterra. Nel suo momento di massima espansione, nel 1812, l'impero francese copriva un territorio che andava dalla Spagna sino alla Polonia. Come noto, la sua parabola si arresta con la sfortunata invasione della Russia, una debacle che culminerà nella sconfitta di Lipsia e nel Trattato di Fontainebleau del 1814, in cui viene costretto ad abdicare, mentre Luigi XVIII Borbone viene restaurato sul trono. Napoleone viene esiliato nell'isola d'Elba. Ma come nei classici cliché da thriller americano, in cui il cattivo sembrava morto e ricompare proprio mentre tutti stavano cominciando a rilassarsi, Napoleone riesce a fuggire dall'Elba e ritorna a Parigi per i suoi ultimi e leggendari 100 giorni. All'orizzonte lo attende però la clamorosa sconfitta di Waterloo, senza alcuna possibilità di recupero, e il suo regno si polverizza in un istante. Stavolta Napoleone viene esiliato a Sant'Elena, una remota isola a largo dell'Africa, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, nonostante le promesse di un trasferimento in America, dove contava di rifarsi una vita da libero cittadino. In uno studio del 2021, lo scienziato biomedico Parvez Harris, dell'Università di Leicester, ha osservato un fatto interessante. Dal 1796 sino al 1821, anno della sua morte, Napoleone ha usato in media 2 bottiglie di acqua di colonia al giorno per lavarsi e profumarsi e a volte anche ingerendola. Anno dopo anno, Napoleone si sarebbe avvelenato con gli oli essenziali del suo amato profumo, con l'esposizione quotidiana a quantità che altri avrebbero raggiunto in un anno. Da una parte, l'acqua di colonia potrebbe averlo protetto da batteri e virus durante le sue campagne in Siria e in Egitto. Dall'altra, la prolungata sovraesposizione a questi oli essenziali spiegherebbe il rapido deterioramento della sua salute degli ultimi anni. La sua passione smodata per questo profumo, insomma, gli ha lentamente cambiato la vita, consumandola. Deluso, tradito, abbandonato nell'isola di Sant'Elena in una grande casa umida e fatiscente, la sofferenza maggiore per lui è la mancanza della sua amata acqua di colonia. I 2 fedeli servitori, Ali e Louis Marchand, hanno trafugato qualche bottiglia della fragranza nei loro bagagli, ma le loro scorte non durano a lungo. Disperato, Napoleone prega Ali di ricrearla in qualche modo. Questi riesce a farsi spedire una formula dal profumiere Farjon e con gli ingredienti che recupera sull'isola, come limone, cedro, bergamotto e rosmarino, ricrea una sua versione dell'acqua di colonia. La formula è stata poi ritrovata nel 1992 ed è attualmente custodita all'Osmotec, lo straordinario archivio di profumi storici con sede a Versailles, dove è possibile sentirla ancora oggi. Ma anche se l'acqua di colonia porta un po' di piacere nella vita di Napoleone, il suo morale è distrutto e la sua salute continua a peggiorare velocemente. Morirà in esilio, nel giro di 6 anni, il 5 maggio 1821. Napoleone è una di quelle figure storiche talmente importanti da dare il proprio nome a un'epoca. Geniale e spietato, tiranno e salvatore, fu tante cose diverse per molti. Manzoni gli dedica il 5 maggio e questo ci dà il senso del clamore che la sua morte doveva aver suscitato. Foscolo prima lo saluta come liberatore, poi come traditore. Tolstoi lo ridicolizza in Guerra e Pace. Stendhal lo definisce l'uomo più grande apparso al mondo dopo Cesare. Nessuno rimane indifferente. La propaganda satirica lo ritrasse, ridicolizzandolo come un nanerottolo dispettoso, tant'è che siamo tutti un po' convinti che fosse basso. Ma la verità è che il suo genio strategico, la sensazione che fosse invincibile, dovette fare molta paura al tempo. Tuttavia, nella sua forsennata ambizione, fu un uomo molto solo. Per questo l'acqua di colonia
era molto più che un profumo, era molto più di un tonico dalla fragranza deliziosa. I profumi degli agrumi, il rosmarino, il timo, avevano un potere calmante su di lui. Anche durante la preparazione della battaglia gli generavano un senso di benessere, perché erano gli odori della sua Corsica, gli odori della sua infanzia, gli odori degli anni in cui era stato veramente felice. Quell'odore era rimasto nei suoi ricordi e se l'era portato appresso da quando era partito, da solo, ancora bambino, per la sua grande avventura. Nei suoi ultimi giorni a Sant'Elena, ricordando gli odori dell'isola natia, scrisse: «In Corsica tutto è migliore, persino l'odore della terra. Anche bendato, potrei riconoscerla solo dal suo profumo». Sul suo letto di morte si dice che abbia chiesto di bruciare alcune pastiglie del suo amato profumo. E quindi mi chiedo, si può essere ossessionati dallo stesso profumo per tutta la vita? Si può continuare a portare un profumo per rivivere un luogo, un posto a cui abbiamo associato la parte felice della nostra vita, anche sino ad avvelenarsi? Si può rimanere legati a un profumo solo perché ci ricorda la parte più felice della nostra vita? Ho girato la domanda a una persona che di profumi straordinari ne sa moltissimo. Luca Maffei, naso e creatore di profumi e CEO di Atelier Fragranze Milano. Sì, si può essere ossessionati dallo stesso profumo per tutta la vita. Ho conosciuto persone che non possono fare a meno di indossare il proprio profumo tutti i giorni, tutto l'anno, perché spesso il profumo è espressione di noi stessi e del nostro carattere. Proviamo piacere, proviamo benessere a indossare quella determinata fragranza che ci fa sentire completi. Al tempo stesso possiamo portare un profumo per rivivere la sensazione provata in un luogo. Mi è capitato tante volte di realizzare fragranze per marchi dove il direttore creativo mi chiedeva di trasformare in un profumo l'esperienza vissuta in un viaggio. Posso svelare anche un dietro le quinte. C'è un profumo di un brand che si chiama Laboratorio Olfattivo Bali Flora, che non è stato realizzato da me ma da Jean-Claude Lena, al quale però ho lavorato anch'io. E la cosa affascinante è che doveva richiamare esattamente un viaggio che Roberto Drago, il direttore creativo del brand, ha fatto a Bali tanti anni fa, dove però portava ancora con sé nella sua memoria olfattiva esattamente tutte quelle fotografie, tutti quei ricordi legati agli odori. Quindi si ricordava l'alba su una Jeep Cabrio, con la foresta, con l'incenso bruciato, con la brezza del mare, con la frutta esotica. Io ho lavorato parecchio su questo progetto e non sono arrivato a scattare esattamente quella fotografia, mentre c'è arrivato un altro naso. Ma la cosa particolare è che da lì, da quel profumo che ho creato, ne è nato un altro, che è Sacreste, che è un incenso, sempre dello stesso marchio. E questo dimostra come quello che ci fa rivivere un luogo è la potenza della nostra memoria olfattiva. È assolutamente provato che noi riusciamo nell'arco di una vita a ricordare l'1% di quello che tocchiamo, quindi quasi nulla. Possiamo arrivare al 5-7% di quello che vediamo, e noi siamo convinti che la nostra vita è guidata dal senso della vista, ma in realtà è qualcosa di molto sfuggente. Ma possiamo arrivare a oltre il 15-20% di quello che non usiamo. Un ricordo è talmente legato a un odore che poi quell'odore è quello al quale riusciamo ad associare la felicità, la tristezza, la gioia, la rabbia, legato a una fragranza. Come diceva Suskind nel suo libro, chi controlla e guida gli odori guida il cuore delle persone. Una delle cose più incredibili che mi è successa legato al mondo dei ricordi e dei profumi è stata una persona che non mi ha risposto mi piace, non mi piace, buono, cattivo. Quando gli ho fatto sentire una fragranza si è messa a piangere.
perché era riuscita a toccare quella corda emotiva di un ricordo estremamente piacevole che ha scatenato questo genere di emozione, e credo sia di una potenza incredibile, cioè quando si dice va oltre le parole, il profumo è in grado di andare oltre ogni cosa. Il profumo del destino è un podcast scritto e raccontato da Roberta Deiana. Sound design di Davide Sardo. Si ringrazia Laura Gaetano e Davide Sardo per aver prestato la voce per questo podcast.